Ciao a tutti e benvenuti su ATLAB. Nel video di oggi vedremo come ho realizzato un oggetto semplicissimo ed utilissimo per il proprio laboratorio elettronico, ovvero un punto di ricarica USB direttamente accessibile dal banco di lavoro. Al giorno d'oggi molti dispositivi lavorano con tensione di alimentazione di 5 volt. E vengono dotati di una connessione USB per la ricarica. Basta pensare al proprio smartphone, ma ad esempio anche ad una scheda elettronica come Arduino o Raspberry. L'idea è di avere disponibile una presa, così potrò sia caricare il mio cellulare che collegare una scheda elettronica per alimentarla, cosa che solitamente avrebbe bisogno di un adattatore e quindi di una presa 230 volt. Prima di partire, faccio una premessa. Ho realizzato il progetto consapevole dei rischi della tensione di rete 230 volt, che è pericolosa non solo per il contatto diretto, ma anche per possibili danni alle apparecchiature. Quindi prestate massima attenzione se volete fare cose relative all'impiantistica, anche perché la norma parla chiaro: non si accetta il fai da te. Prima cosa da fare è trovare un adattatore da sacrificare. Nel mio caso, un caricabatterie 5V 2100 mAh con un'uscita USB. Va smontato e aperto, consiglio di aspettare qualche minuto in modo da essere sicuri che non vi siano tensioni pericolose e che i condensatori siano scarichi. Rimuovo l'involucro e scollego la scheda elettronica dell'alimentatore. Ora che la scheda è libera, dissaldo con succhia stagno i pin della porta USB e la rimuovo. Nel mio caso era in parte danneggiata, quindi nessuna pietà. Servono dei cavetti per realizzare un'estensione dei collegamenti. Ho scelto la sezione del rame e l'isolante dei cavetti di collegamento in maniera adeguata per sopportare le correnti e le tensioni presenti. C'è da tenere presente che all'interno di un comune cavetto USB i fili sono molto sottili, quindi non vi sono problemi sulla piccolissima resistenza eventualmente aggiunta. Li posiziono sulla scheda al posto della USB appena rimossa e li saldo sul retro in modo da avere quattro fili con tutti i dovuti segnali. In particolare ci saranno i 5V GND, data più e data meno, che sono importanti perché collegati ad un partitore resistivo presente sulla scheda, che determina quanta corrente l'alimentatore può erogare. Su un piccolo pezzetto di millefori adeguatamente lavorato vado a montare una doppia presa USB, che fisso piegando le lette laterali e vado a saldare i pin. Inoltre collego i cavetti provenienti dalla scheda saldandoli sul retro. Aggiungo alla scheda dei LED blu, così da avere visione immediata dell'accensione e dare un tocco aggiuntivo. Li saldo alla millefori che andrà inserita nel fottovuoto. Aggiungo le resistenze di polarizzazione dei LED e il tutto è pronto per essere montato. Mancando poco alla fine del circuito, vale la pena fare anche un veloce collaudo per verificare che tutto sia corretto. Ora passo al frutto vero e proprio, prendendo le misure con i componenti e comprendendo un interruttore di accensione. Creo dei fori in modo da realizzare gli alloggiamenti dei componenti e squadro i fori con la lima. Dopo qualche tempo di limatura, ecco il risultato, dove si incastrano perfettamente la presa USB e l'interruttore. Saldo dei cavetti all'interruttore, che vengono isolati con guaina termorestringente e che saranno saldati alla scheda dell'alimentatore in modo da poter interrompere la rete 230 volt. A questo punto, ricopro il tutto con abbondante colla a caldo, sia per tenere in posizione i pezzi, sia per isolare le parti dall'ambiente della scatola elettrica. E finalmente il tutto sarà pronto per essere installato. Con la rete scollegata, apro la scatola portafrutti sopra il banco di lavoro e rimuovo il frutto vuoto. Procedo montando quello appena realizzato e posiziono l'alimentatore nella scatola. Collego i cavi dell'alimentazione e chiudo la scatola. Precisazione, l'operazione appena fatta secondo la norma non si potrebbe fare perché fai da te. In realtà tutto l'impianto del garage è fai da te, come potete vedere in un vecchio video che trovate sul canale ATLAB e trovate il link qui sopra nelle schede. In ogni caso, nella scatola non vi sono parti in tensione esposte ed i cavi sono tutti isolati. Inoltre la scatola è più ampia dell'involucro originale, quindi l'alimentatore non avrà problemi di riscaldamento. Eccoci alla prova della verità, caricare un cellulare. Accendo tramite l'interruttore e subito si notano i LED blu. Collego un cavetto USB e il cellulare e ta-ta, il caricabatterie funziona come previsto e il cellulare viene caricato normalmente. Il progetto e l'idea è semplice ma utile. Spero sia piaciuto anche a voi. Se
Se è così, lasciate un like ed un commento qui sotto. Vi invito inoltre ad iscrivervi al canale T-Lab e di passare dalle pagine social come la pagina Facebook, il canale Telegram e la pagina Instagram. Trovate tutti i link qui sotto in descrizione. E intanto un saluto, ciao!